Buongiorno ragazzi, bentornati a un altro video. Come sempre, giù il Divo Muscoli a vita. Prima di tutto volevo ringraziarvi tutti per essere arrivati a 1000 iscritti su YouTube e 1000 iscritti, anzi 2000 follower su Instagram. Quindi grazie mille veramente a ogni singola persona di voi che mi ha supportato, mi ha dato fiducia. I primi 1000 sempre me li ricorderò per sempre. Grazie per tutti i like, commenti, eccetera eccetera. Spero mi supporterete, che grazie al vostro supporto e magari riusciremo a far crescere questo canale e far veramente costruire una comunità proprio grande. Quindi volevo il primo annuncio di oggi iniziare questo video ringraziando ogni singola persona. Poi iniziamo questo video. Oggi farò 3-4 annunci, ma ve li dico tutti nel corso del video. Come vedete, qua è una giornata veramente brutta a Manchester, però sono sceso nella lounge a farmi il mio solito caffè, perché come sapete inizio il digiuno intermittente. Comunque, primo annuncio del video, dopo ringraziamenti farò un Q&A come ve l'avevo promesso, Q&A sia sul fitness che sulla vita personale. Siamo arrivati a 1000, lasciatemi mi raccomando tutte le vostre domande nei commenti, proverò a rispondere al più possibile. Se ce ne saranno tante, non so, mi toccherà fare magari parte 1 e parte 2 del Q&A, quindi mi raccomando, fitness oppure vita personale, vita sociale, studi, lavoro, eccetera eccetera, lasciatemi i vostri commenti. E ragazzi, è arrivata l'ora di annunciare i vincitori del cappellino, i 5 vincitori, quindi qui, questo non so se l'avete mai visto, questo sito praticamente fa l'estrazione di tutti i commenti sotto il video, quindi iniziamo subito. 126 unique commenters, quindi 126 di voi hanno commentato, selezioniamo i 5 vincitori. Panda Chuck, primo vincitore. Alessio Mascolo, secondo vincitore. Manuel Capra, terzo vincitore. Lorinx. E ultimo, Nicola Amendola. Quindi ragazzi, se siete tra i 5 che avete vinto il cappellino, congratulazioni, mandatemi un'email o scrivetemi su Instagram con il vostro indirizzo e ve lo mando al più presto per tutti gli altri. Mi dispiace che questa volta magari non ce l'ho fatta, avevo veramente solo pochissimi cappellini, ma non vi preoccupate che in futuro veramente grandi cose in programma, quindi sicuramente altri giveaway molto 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 presto. Quindi congratulazioni se avete vinto, mi dispiace per tutti gli altri, ma non vi preoccupate, giveaway molto presto. Ciao ragazzi, Stefano qui da Muscoli a Vita. Ora andiamo per un piccolo shoot e poi Giulio andrà in palestra. Ciao. E ragazzi, continuiamo questa giornata. Sto con il mio amico Stefanos, un fotografo veramente pazzesco, professionista, e mi sta facendo un po' di foto per Instagram. Quindi se volete andarmi a seguire là, non mi seguite già, mi farebbe veramente un sacco piacere. Ci stiamo mettendo tutta. Mi sa che andrò in queste fontanelle qua col fotografo, lui là, per fare qualche bel sick photo. Detto questo, continuiamo con la giornata. I'm onto you, yeah you. I'm not your number one. I saw you with her, kissing and having fun. If you're giving all of your money and time, I'm not gonna sit here wasting my own, my own, my own. Ciao, adios, I'm done. Voglio dire ciao a 1000 persone. Ragazzi, noi stiamo ancora facendo le foto col top super fotografo Stefi. E quante volte mi sono cambiato di maglietta? Questa è almeno la quarta volta. Alla quarta. Io ho appena lasciato il mio caro amico Stefano e sto andando a fare un workout velocissimo per le gambe in palestra. Poi all'1:30, quindi fra un paio d'ore dovrebbe arrivare un mio carissimo amico da Edimburgo. E niente, non lo vedo da un sacco di tempo, quindi mi farà veramente piacere catch up con lui, parlare un po' di business, idee, studi. Anche lui fa ingegneria meccanica. Ma adesso, prima di tutto ciò, quick workout gambe. Going home.
come around. Everything I do now, send me flowers tonight. You know I'm up in the air, only firefly. I know you're going somewhere. Don't know, don't leave me there. I've been dancing on my own. Ragazzi, ho appena finito la palestra, è anche uscito un sole pazzesco, quindi posso girare in maglietta. Prima in realtà stavo gelando, comunque sto facendo tutto di fretta, infatti ho fatto solamente parte inferiore, quindi gambe, non ho fatto la parte superiore perché devo correre a prendere mio amico alla stazione dei treni. Quindi adesso vado lì, tutto di corsa, poi andremo a mangiare qualcosa. Ragazzi, noi siamo qua ovviamente nel mio posto preferito, con questi due super hamburgerozzi. Niente, questo sarà il pasto post-workout e probabilmente mangerò solo questo tutta la giornata, perché è veramente un pasto enorme. Poi farò vedere un po' la città a Tommy, noi ci vediamo dopo. Biglietto lavoro. Sempre, sì, però non è lavoro, cioè tipo me la taglio. Ragazzi, noi stiamo passeggiando per Manchester e ci sta una bellissima fontana, c'è di tutto qua in giro a Manchester. Sto facendo vedere un po' la città a Tommy, che mi sta guardando ridendo, però niente. Un po' di cose, un po' di bande, eccetera, eccetera, che fanno, suonano, eccetera. Ragazzi, mi è appena arrivato un pacco My Protein, quindi lo spacchettiamo insieme e vi faccio vedere cosa ho preso. Come vedete, un pochino di tutto. Ho praticamente speso 10 euro per prendermi un po' di samples da My Protein per provare le cose diverse. Questo è il MyPri Blue Raspberry, questo è semplicemente Milk Protein Smooth, quindi questo è, sono delle proteine whey. Questo Exceed, sinceramente, non so esattamente cos'è. Aminoacidi e elettrolici. Questo Berry Blast Flavor, Tropical Storm Flavor. Ovviamente incluso era questo shaker che fa sempre bene, non mi fa mai male averne uno nuovo. Poi una barretta un po' distrutta. Questa la menta, quindi non mi piace, ma la proverò perché proviamola. Questa invece è un'altra barretta, Chocolate Peanut Butter, questa secondo me è buonissima, me la provo adesso. Questo è un altro piccolo sample, Deluxe Energy Caffeina. Un Pro Milk, 50 grammi di proteine, questo deve essere bello buono ed è alla fragola. Protein Wafers completamente distrutto, forse non è la cosa migliore metterla nel pacchetto. E ovviamente un po' di creatina e Caffeine Pro. Qua c'è il mio libro che sto leggendo e ovviamente il grandissimo cappellino Muscoli a Vita. Comunque volevo fermarmi un attimo a parlarvi di Caffeine Pro. Tanti supplementi qua, ho deciso mai pre di non prenderlo più e di invece prendere queste pillole di caffeina, che alla fine sono esattamente la stessa cosa, meno conservanti, meno cose, semplicemente caffeina, che è la cosa importante pre-workout. Ho scritto un'email a MyProtein, magari in futuro vedremo se riesco ad essere sponsorizzato o affiliato. Non lo faccio assolutamente per vendere i prodotti o vendervi i prodotti o farci i soldi, perché lo sapete, gli integratori non servono assolutamente, ma sarebbe bello, dato che consumo comunque i loro prodotti, perché no? Ottenere un po' di samples, eccetera, eccetera, per magari provare dei prodotti nuovi o comunque non spendere i soldi, mi aiuterebbe a ridurre un costo, dato che compro sempre, comunque, anche se non mi sponsorizzano i loro prodotti. Quindi vedremo insieme se mi rispondono. Spero che non mi odiate dopo di questo, ma semplicemente è un fatto di ridurre i costi. Come vi ho detto, non vi tengo niente nascosto. Potevo vendervi il pre-workout MyPre, che costa 24 euro e vi dura 30 giorni. E sono passato invece alle pillole, 4 euro 60 giorni. Quindi spero mi supportate comunque e vedremo insieme se mi rispondono, che so io. Detto questo, magari in questo momento mi mangio questa bar. Ci vediamo più tardi. E ragazzi, io ho appena lasciato Tommy in stazione, è stata veramente una toccata e fuga, però mi ha fatto veramente pensare al fatto di come dobbiamo tutti circondarci di gente che soprattutto ci supporta in tutto quello che facciamo e soprattutto gente che magari ci stimola mentalmente a crescere, perché alla fine siamo la media delle 4-5 persone con cui trascorriamo più tempo. Quindi veramente selezionate la gente con cui vi circondate. Lo so, potrebbe sembrare negativo e brutto, però è la verità, siete la media delle 4-5 persone di cui vi circondate. Quindi se volete aspirare a grandissime cose, provate a connettervi e a circondarvi con gente che la pensa uguale a voi, gente motivata, determinata, che vuole ottenere dei risultati, ha degli obiettivi nella vita. E niente, detto questo, ve lo consiglio a tutti, trovate e circondatevi di amici veramente cari.
Voglio concludere qui il video, quindi grazie mille se siete ancora qui, grazie a tutti voi. Mi raccomando, lasciatemi una domanda per il Q&A qua nei commenti, buttateci un like se vi è piaciuto questo video. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, cosa aspettate? Iscrivetevi per supportare il canale. Voglio ancora ringraziarvi a tutti per essere arrivati a un milestone qua su YouTube, 1000 iscritti, nemmeno ci credo. Mi raccomando, anche se non mi state seguendo su Instagram, mi farebbe piacere se andate a vedere che posterò delle bellissime foto che mi ha fatto il mio amico fotografo Stefi. Spero vi sia piaciuto questo video. Un ultimo annuncio importante: fra poco inizia il Barcellona Prep, quindi iniziamo col primo episodio la prossima settimana. Non perdetevelo, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video.